incarico ad AIFA, che è un incarico tra i più ambiti nel mondo istituzionale medico italiano, un incarico prestigioso e diciamo che tanti farebbero carte false per ottenere. Quindi appunto diciamo un prezzo privato e personale che sembra che appunto tanti cittadini abbiano apprezzato, diciamo, appunto nella sostanza. Certo, mi dispiace tanto perché l'AIFA ci sono stato benissimo, ci ho lavorato molto bene. Tra l'altro diciamo che io avevo un posto in prima fila in un momento in cui stanno arrivando dei farmaci straordinari che salvano la vita alle persone, e anche lì ci sarà un problema poi di lavorare sull'accesso, cioè che questi farmaci, proprio perché abbiamo un sistema universalistico, arrivino un po' a tutti. Bisogna lavorare sui prezzi sicuramente, bisogna diciamo risiedersi. Adesso, da quello che ho visto, il governo sta facendo quello che noi abbiamo chiesto da tanto tempo, cioè riparlare della governance del farmaco, cioè come bisogna che ci risediamo un attimo tutti e capiamo, cioè, come andiamo avanti, perché se i prezzi sono intollerabili e non c'è accesso, l'industria chiaramente deve rientrare dei suoi investimenti, però forse non può essere esagerato, forse bisogna che troviamo una quadra, diciamo, a questo. Allora io spero che questo venga fatto, ma certo stanno arrivando cose bellissime che stanno cambiando la storia naturale delle malattie, proprio come è successo. Io ho lavorato per tanti anni sull'AIDS, a un certo punto da malattia mortale, io ho lavorato tantissimo sui farmaci per l'AIDS, a un certo punto non si muore più, perlomeno qui, ma abbiamo portato i farmaci anche nel sud del mondo, è stata una cosa fantastica. Ecco, diciamo, questo, per questo gesto che è sembrato un po' diciamo improvviso, in realtà è il frutto della mia storia. Ecco, appunto, parliamo di AIFA. Qual è un po' il bilancio di questa esperienza? Citavamo i farmaci innovativi, anche la questione vaccini, come è stata, diciamo, osservata da quel luogo privilegiato? Beh, dunque, sui vaccini l'AIFA non ha un ruolo specifico, salvo, certo, approvarne l'uso, ma quello è semplice perché appunto sono sempre stati molto testati in modo accurato. E poi stabilirne il prezzo, l'abbiamo anche fatto abbassare adesso, perché giustamente, essendo obbligatori, adesso il prezzo cala, prima deve calare, e poi vigilare sugli effetti collaterali. Ecco, noi abbiamo un rapporto annuale, è un nostro compito, e certo riceviamo, poi le mandiamo in Europa, perché c'è tutta una rete di farmacovigilanza europea, e riceviamo diverse, come posso dire, segnalazioni, però ogni segnalazione poi va controllata, perché certo, diciamo, ne arrivano tantissime, ma di quelle vere erano poche, diciamo, lo dico, non dico che i vaccini siano privi di effetti collaterali, perché non c'è un farmaco privo di effetti collaterali, però sono bassi, e il costo-beneficio in realtà è invece il rapporto beneficio-rischio è altissimo, cioè, quindi, ecco. E poi, certo, l'AIFA fa tantissime cose, anche cose che non fanno altre agenzie, per questo facciamo la ricerca indipendente, molto interessante. Ci sono i fondi per i farmaci innovativi, insomma, diciamo che l'AIFA fa un'informazione fatta bene, perlomeno sta al cittadino, diciamo che fa, non dico troppe cose, fa tante cose rispetto a quante persone ha, perché purtroppo è un po' sottodimensionata. Però adesso ci sono i nuovi concorsi, stanno arrivando altre 200 persone. L'AIFA è vista fuori come un'agenzia importante, perché ha fatto anche il modo di negoziare il prezzo dei farmaci. Adesso il prezzo che paghiamo per i farmaci alle partite è bassissimo, forse il più basso d'Europa, quindi abbiamo una capacità negoziale importante, e su questo ci stanno dietro molte agenzie.